Trent'anni fa lo scudetto della Sampdoria, Gianluca Vialli, ha scritto un libro con Roberto Mancini e altri compagni, quella storica impresa. Misca Ruggeri. 30 anni fa, battendo a Marassi il Lecce per 3-0, la Sampdoria del presidente Paolo Mantovani portò per l'ultima volta lo scudetto in provincia, succedendo al Napoli di Maradona e Careca e vincendo il duello con l'Inter dei tedeschi e del Trap. Le reti dei gemelli del gol, Vialli e Mancini, certo, le parate di Pagliuca, la classe dell'esperto Sereso, le volate di Lombardo, la saggezza di Boscovi in panchina. Ma il vero segreto dell'impresa, come rivelano i protagonisti del libro La bella stagione, è stata l'amicizia tra i giocatori, ancora inscalfibile a distanza di decenni, come si è visto nella serata evento di Palazzo Ducale, occasione anche per donare fondi all'Istituto Gaslini. Un gruppo solido che si basava su sì la nostra abilità in campo, che era comunque, non eravamo male, però c'erano anche dei valori che ci spingevano, che erano poi la benzina, il segreto delle nostre prestazioni. Quelli che giocano di più, quelli che giocano di meno, l'importante è che l'obiettivo di tutti, cioè l'obiettivo collettivo sia più importante dell'obiettivo individuale, che ci siano dei valori importanti, le cose se le si dica in faccia e ci sia rispetto, senso di appartenenza, cioè ci sono tante cose, quindi è una torta che può essere molto buona, però devi mettere insieme gli ingredienti con grande attenzione. Sì.